Sì, allora buongiorno a tutti, mi scuso appunto di non essere stata qui prima, ho dato un'occhiata agli abstract per tentare di capire di che cosa avete parlato in questi 2 giorni. Tra l'altro c'è un bel visto delle convergenze con il tema dell'altro convegno, che è il tema della Società Filosofica Italiana, il congresso, dove appunto il tema di fondo era il futuro della mente, quindi ci sono state, ho notato varie possibili intersezioni. Detto questo, io invece però, io personalmente adesso qui mi sento un po' in una posizione eccentrica, perché vi parlerò di cose, come dire, molto dentro quello che è il mio approccio, che è quello della filosofia sociale. Quindi io parlo di mondo nel senso del mondo, concretamente inteso del pianeta, della Terra, ma anche appunto come mondo comune. Ecco, forse è bene proprio fare questa brevissima premessa. Se devo, come dire, evocare 2 accezioni di mondo, sono quelle che possiamo trarre dal mio punto di vista, dal punto di vista in cui io affronto questo tema, che possiamo trarre sia pure un po' faticosamente, perché poi lei, Hannah Arendt, è un'autrice, come dire, molto complessa da questo punto di vista, che non ha fatto un lavoro sistematico su questo concetto, però lei ci presenta 2 accezioni di mondo che sono esattamente quelle che vi ho appena detto, cioè il mondo come pianeta, come terra, lei usa più la parola terra, e il mondo come il mondo comune, quindi come sfera, spazio della relazione, o sfera pubblica, o sfera della convivenza, possiamo poi declinarla come vogliamo. Quindi è questo, diciamo, l'oggetto, e dunque il tema dell'altro entra all'interno di questa distinzione, dove la distinzione è però anche una reciproca integrazione, nel senso che non è pensabile il pianeta senza il mondo comune, non è pensabile il mondo comune senza, beh, quella che insomma poi Papa Francesco ha chiamato la casa comune, quindi come dire. Ecco, mi metto un po' al riparo dalle cose appunto un pochino eccentriche, ripeto, rispetto a quello che state un po' discutendo in questi 2 giorni, facendo sicuramente riferimento all'enciclica. Io ho scritto il libro che si chiama La cura del mondo nel 2009, l'enciclica è arrivata dopo, e quando l'ho visto per me è stato davvero un gran bel incontro, perché il tema è trattato esattamente nei termini nei quali è importante trattarlo, ecco, mettiamola così, anche se non spetta a me dirlo, ma io lo dico da un punto di vista filosofico e dal punto di vista di chi, e questo lo premetto perché forse vi fa capire ancora un po' meglio in che posizione mi colloco, di chi ritiene ormai che la sfida, io preferisco dire ecologica, poi se volete nella discussione possiamo anche spiegare perché, piuttosto che ambientale, che la sfida ecologica sia assolutamente la sfida prioritaria, ma non perché tutto il resto non ha, poi non conti, dai grandissimi temi sociali ai temi, diciamo, che siamo abituati a trattare filosoficamente, non solo filosoficamente, ma penso che questo tema debba avere l'assoluta priorità. Questa è la mia posizione, incontestabile, ma lo voglio premettere, perché poi questo vuol dire che per me anche tutta una serie di lavori fatti fin qui, io ho analizzato la cura da molti punti di vista, però adesso questo aspetto qui è assolutamente privilegiato. Allora, entrando un pochino di più nel vivo della faccenda. Io ho dato questo titolo, appunto, che è un titolo un po'. Io veramente l'ho fatto anche un abstract, ma però C'è, no. c'è, c'è, Sì? sì, 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 Non l'ho c'è. trovato, no? Perché No, dava c'è, c'è. qualche indicazione in più. Allora, appunto, la domanda che vorrei porre è: chi è l'altro oggi? No? Perché noi, come dire, il tema dell'altro è uno dei grandissimi temi granitici del pensiero filosofico, ma penso che oggi,
dobbiamo estendere questo concetto, dobbiamo ampliare questo concetto, perché entrano in virtù di una serie di processi su cui adesso darò dei cenni molto brevi, entrano figure nuove che noi possiamo definire attraverso la categoria di altro. Due in particolare, io lo chiamo l'altro distante in generale, ma in particolare penso all'altro distante nello spazio e all'altro distante nel tempo. L'altro distante nello spazio è appunto colui che arriva, basti citare il fenomeno migratorio, e credo che questo chiarisca molto. L'altro distante nel tempo sono le generazioni future. Io mi sto occupando da diverso tempo di entrambe queste figure, quindi diciamo frequentando temi per esempio come l'ospitalità, ma anche la responsabilità. Ecco, vi do queste due parole che secondo me sono le due direttrici concettuali fondamentali per affrontare da un lato il tema dell'altro distante nello spazio e dall'altro il tema dell'altro distante nel tempo. Oggi, naturalmente, non era certo possibile affrontare entrambe queste figure, mi concentro sull'altro distante nel tempo, cioè sulle generazioni future, cominciando col dire appunto che quella che noi chiamiamo globalizzazione ha profondamente mutato lo scenario antropologico e sociale del nostro tempo, ponendoci di fronte a sfide assolutamente inedite, che aprono necessariamente nuove prospettive sul piano etico e politico, ma anche appunto sul piano filosofico. Penso sia legittimo appunto affermare che le due sfide fondamentali che siamo chiamati ad affrontare sono essenzialmente, prioritariamente due, cioè la sfida sociale, quindi l'emergere della figura dell'altro come diverso, l'altro diciamo distante nello spazio fondamentalmente è l'altro diverso, e la sfida ecologica che riguarda il destino stesso dell'umanità e del pianeta e quindi le generazioni future. Naturalmente c'è, anzi senza naturalmente perché queste cose vanno argomentate, c'è una stretta connessione tra queste due figure, tra queste due dimensioni. Poi cercherò di farlo vedere almeno in alcuni aspetti. Mi concentro però soltanto sulla sfida ecologica, o su quella che fosse meglio chiamare crisi ecologica, che purtroppo, a dispetto della sua gravità, della sua urgenza, per usare di nuovo un termine proprio di Papa Francesco, non sembra richiamare la dovuta attenzione né sul piano politico né mediatico, nonostante, ahimè, l'esplosione mediatica degli ultimi mesi, che potrebbe essere peggio del silenzio precedente. No? Cioè, io sono anni che mi chiedo, ma perché nessuno ne parla? Ma perché? Persino, diciamo, l'enciclica del Papa non ha avuto la risonanza che si poteva forse attendere. Adesso il fenomeno è esploso e il pericolo è quello opposto, no? Cioè della chiacchiera mediatica, degli slogan lanciati dai politici di professione che si mettono tutto il fiocchino verde, perché appunto questo adesso sembra richiamare voti, però in realtà poi nulla di veramente efficace si riesce a fare, almeno in certe zone del mondo, sicuramente nella nostra, in cui siamo indietro anni luce. Allora, di che cosa sto parlando? Sto parlando appunto di una serie di fenomeni che sono poi riconducibili tutti alla sfida ecologica, cominciando dal cambiamento climatico, di cui ormai si parla, ma ripeto, si parla in modo generico e quasi troppo, e tutto ciò che ha a che fare con le trasformazioni inquietanti, no? Che attraversano il pianeta, impoverimento della biodiversità, erosione delle risorse, uso indiscriminato dei beni comuni, invasione della plastica e cattiva gestione dei rifiuti e così via. Insomma, siamo di fronte al rischio di un degrado irreversibile che contiene lo spettro di una autodistruzione dell'umanità e di una perdita del mondo. Uso questa parola, non è una mia espressione, è appunto un'espressione della filosofia tedesca del Novecento, da Hannah Arendt, che ho già citato, ad autori come Hans Jonas, che forse è senz'altro noto. Dunque,
Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'altro distante nelle sue due declinazioni diventa una figura significativa, questo è un termine che trago da Herbert Mead, perché entra, e uso un altro termine di un altro filosofo che è Martha Nussbaum, l'altro significativo è colui che è tale in quanto entra nel nostro circle of concern, cioè nel nostro cerchio di interesse, cerchio di preoccupazione. No? Allora, queste due figure adesso sono entrate nel nostro circle of concern, cosa che ancora forse 10 anni fa, se non altro nell'indifferenza generale, non potevamo affermarlo con la stessa nettezza. Tutto questo ha origine, diciamo, la riflessione su questi, la riflessione filosofica su questi temi ha origine appunto nella seconda metà del Novecento. Ed è una riflessione ancora per certi versi insuperata dal mio punto di vista. Uno dei due grandi autori che si sono occupati, diciamo, di quelle che oggi chiamiamo sfide globali e quindi del problema del futuro e così via, sono Günther Anders, autore meno noto ma straordinariamente interessante. È stato il primo marito di Hannah Arendt, questo è uno degli aneddoti che possiamo... e si sono contaminati a vicenda, per la verità. E l'altro è appunto anzi Jonas nel suo Il principio di responsabilità. E che cosa diciamo, c'è anche diciamo un'altra voce che va convocata, che è quella del lancio della questione dei beni comuni. Cioè negli anni 60 un biologo, Garrett Hardin, parlava appunto di tragedia dei beni comuni, no? Questo tema poi è stato ripreso dal premio Nobel Elinor Ostrom, che ha dato appunto origine ad una rinascita e un acceso interesse da parte di questo tema. Ma a me interessa soprattutto richiamare appunto le diagnosi filosofiche della metà del Novecento, che sono riconducibili appunto alla grande riflessione di matrice heideggeriana sulla tecnica, no? Cioè Günther Anders e Hans Jonas sono accomunati, cioè sono due rappresentanti di quella che viene chiamata filosofia della tecnica, e che appunto riflettevano già sulle cause di questi fenomeni, denunciando gli effetti negativi prodotti dallo sviluppo della tecnica. Aspetto interessante, almeno a leggerli in maniera più approfondita, è che l'origine del problema, secondo Anders e secondo Jonas, non sta nella tecnica, cioè non c'è nessuna demonizzazione della tecnica, come a volte magari questo è stato malamente inteso, ma perché la tecnica è asimbolica, la tecnica non produce senso, non ci dice quali scelte fare e perché farle. E quindi quello che questi due autori fanno, almeno nella mia lettura, è proprio lo sforzo di ricondurre lo sguardo e l'attenzione dalla tecnica al soggetto, che è poi il motivo per cui, diciamo, la questione mi interessa. Entrambi parlano di un soggetto prometeico, che è poi l'emblema stesso della modernità, ma di un soggetto prometeico, per usare i due termini, pervertito, come dice Anders, o scatenato, come dice Jonas, no? Cioè un homo faber che viene spinto, diciamo, dal puro interesse, da una ragione strumentale senza limiti, ad un agire che perde ogni senso e ogni scopo, rovesciando il paradigma stesso della modernità. Se il paradigma stesso della modernità, come noi impariamo già da Thomas Hobbes, è quello appunto prometeico inteso come prudenza, previdenza, previsione, progettazione, la foresight di cui parla Hobbes, che è, diciamo, il DNA della modernità a partire dal 600, ecco, nel 900 emergono queste riflessioni che ci fanno capire che c'è stato un rovesciamento profondamente inquietante di questo paradigma, nonostante diciamo, paradigma che comunque aveva degli aspetti emancipativi nonostante i suoi stessi limiti. Un'immagine molto efficace è quella appunto che ci propone Anders, che parla di
quella peculiare patologia del soggetto moderno che consiste nella scissione tra il fare e il prevedere, tra il produrre e l'immaginare, che appunto si traduce nella perdita, lui lo chiama dislivello prometeico, per l'appunto, che si traduce nella perdita di senso e di scopo dell'agire. In altri termini, noi facciamo, produciamo, ma non ci poniamo più le conseguenze, diciamo il problema delle conseguenze del nostro agire. E da questo appunto derivano rischi assolutamente inediti, che possiamo riassumere in quella che sembra essere una vocazione dell'umanità all'autodistruzione, su cui si stanno confrontando non soltanto, direi, molto poco i filosofi ancora nella contemporaneità, e invece si stanno confrontando sul piano gli artisti, i letterati, gli psicologi naturalmente. C'è un bellissimo libro di Jonathan Furr, io lo pronuncio all'inglese, insomma quello di ogni cosa illuminata, non so se conoscete questo autore, molto interessante, che ha scritto di recente un libro del titolo, adesso non ricordo esattamente il titolo, ma come cambiare il mondo prima di cena, qualcosa del genere, riuscire a salvare il mondo prima di cena, che è un titolo ovviamente provocatorio, dove appunto quello che Furr introduce di fatto quella che Anders aveva definito dislivello prometeico, cioè lui si chiede, noi sappiamo quello che sta succedendo, affronta proprio il tema in particolare del cambiamento climatico, noi sappiamo tutti quello che sta succedendo, ormai è impossibile non sapere nel mondo di social, di internet, dei networks e così via, ma non ci crediamo. Quindi lui propone una scissione tra conoscere e credere. Il perché non ci crediamo, ecco, qualche spunto, proprio su questo voglio dare qualche spunto. Dunque, siamo di fronte al fatto che non possiamo più contare sull'idea stessa di futuro. Non sappiamo se il futuro ci sarà, che è una cosa assolutamente nuova. Il futuro è sempre stato ignoto, ma noi abbiamo sempre dato per scontato che il futuro, almeno il futuro dell'umanità, della vita così come abbiamo conosciuto per noi. Tutto questo non penetra nelle coscienze, non penetra nella psiche. Ecco, se io diciamo la mia accezione, il modo in cui introduco, convoco la parola anima è proprio quella, diciamo, della psiche, quindi nella sua, diciamo, accezione originaria che poi greca, che poi però ha assunto significati differenti sia dalla mia tradizione religiosa sia in quella laica, così via, no? Dunque tutto questo emerge soltanto in momenti di emergenza. L'unico problema è che noi adesso viviamo sempre di più in una situazione di emergenza, e quindi viviamo una situazione di emergenza, ma non abbiamo gli strumenti per affrontarla, soprattutto non abbiamo gli strumenti cognitivi e, a mio avviso, emotivi per uscire da questa emergenza e per affrontare questi problemi nella loro, diciamo, radicalità ormai costante. Certo, ne deriva un'angoscia diffusa, ma come diceva Anders, noi parliamo tanto di angoscia, parliamo tanto di paura, in qualsiasi parte del mondo, come dire, la chiacchiera sulla paura è diffusa, ma è come se noi non parlassimo per paura, cioè noi non abbiamo davvero paura, siamo in preda ad un'angoscia costante, e qui richiamo la distinzione freudiana, l'angoscia è paura di fronte ad un oggetto indeterminato, paura è paura di fronte a un oggetto determinato. Quindi quando noi troviamo angoscia non ci mobilitiamo, l'angoscia è una sensazione, un'emozione essenzialmente paralizzante, mentre la paura può essere fortemente mobilitante, no? Possiamo tornare di nuovo a Hobbes, che sulla paura costruisce addirittura lo stato moderno. E noi oggi non proviamo paura perché appunto evidentemente il rischio che corriamo è troppo grosso per poterlo
afferrare e per poterci credere. Eppure, appunto, tutto questo però continua, diciamo, questi rischi, queste minacce, questi problemi progrediscono, si accrescono, si alimentano nella pressoché diciamo totale indifferenza, sicuramente da parte della politica, nonostante così alcune vittorie elettorali europee che però dobbiamo vedere un po' come vanno a finire. Quindi c'è una essenziale cultura della incuria. Il pianeta, la Terra, il nostro mondo, la nostra stessa vita quotidiana sono in mano all'incuria. Vi faccio un esempio che mi capita di fare spesso: siamo a Firenze, una città tradizionalmente bellissima, questo posto è meraviglioso, ma Firenze non è più la stessa, cioè Firenze stessa è un po' in mano all'incuria, basta andare in centro, basta camminare per le strade, basta vedere i luoghi un pochino degradati, forse non a livello di altre città d'Italia, e questo fa, a me, io non sono fiorentina d'origine, sono venuta qui con un amore folle per Firenze e mi fa male al cuore, no? Vedere, diciamo, questo stato di incuria. Si potrebbe addirittura dire che potremmo applicare oggi alla sfida ecologica quello straordinario e incisivo concetto di Arendt, con cui Hannah Arendt definisce l'olocausto, no? Cioè la banalità del male. La banalità del male. Oggi il male prioritario, appunto, che stiamo vivendo, che affligge il nostro mondo e così via, è il risultato di una serie, almeno per quanto riguarda noi, no? Per quanto riguarda noi, individui, cittadini del mondo e così via, è il risultato di una serie di atti innocenti, come appunto non buttare l'immondizia per la strada, accendere il condizionatore e poter birra, usare la macchina ma non dovrebbe essere usata, inquinare il mare con le nostre, diciamo, le nostre plastiche quotidiane e così via, si dirà, ma l'origine sta altrove, l'origine sta nei grandi poteri, l'origine sta, e usiamo questa parola, nel capitalismo e così via, ma naturalmente poi tutto questo trova un riscontro in una cultura appunto dell'incuria, no? Come, diciamo, mi piace chiamarla. Si è parlato a questo punto, vi dicevo, no? La letteratura sta intervenendo molto su tutto questo. Un altro autore che ha appunto ha detto la sua, diciamo, è José Saramago, che parla di cecità, della nostra cecità rispetto a tutto quello che sta accadendo. Oppure c'è un altro autore che ha scritto un libro che si chiama La grande cecità, ma adesso non voglio farla troppo lunga su questo. Diciamo, è come se ci fosse bisogno di andare addirittura oltre la capacità esplorativa della stessa filosofia, come se ci fosse bisogno di andare ad indagare i meccanismi psichici e antropologici profondi, perché siamo di fronte appunto ad un cambiamento radicale. Allora, una delle spiegazioni possibili del perché tutto questo non trova, diciamo, delle reazioni è, di nuovo, almeno a mio avviso, questa è una delle proposte che ho anche fatto e scritto, è quello di tirare in ballo di nuovo Freud e i meccanismi di difesa. In particolare, a me sembrava opportuno richiamare un concetto che forse è meno noto dello strumentario freudiano, che è il concetto di diniego. Noi siamo più abituati al concetto di rimozione. La rimozione è qualcosa, è quel meccanismo in virtù del quale un contenuto doloroso, scomodo, difficile da accettare viene seppellito nell'inconscio. Prima si parlava dell'inconscio, io, come dire, penso che sia una nozione ancora tutta da esplorare,
Mentre il diniego è una cosa molto più interessante per la nostra contemporaneità, perché Freud ci dice che il diniego è quel meccanismo di difesa in virtù del quale noi appunto sappiamo, conosciamo, ma non sentiamo. Cioè un contenuto che è assolutamente palese, dichiarato, se ne parla, non solo lo sappiamo, ma ne parliamo. Quindi la coscienza è del tutto informata di quello che sta succedendo, ma è come se noi mettessimo in atto un meccanismo che impedisce a tutto questo di arrivare alla nostra emotività. Per cui, per esempio, non proviamo paura. No? È la stessa distinzione che fa Freud tra conoscere e credere, io la farei tra conoscere e sentire. Cioè, come se noi vivessimo una scissione tra il piano cognitivo e il piano emotivo. Possiamo convocare anche altre analisi, diciamo, altre forme di indagine analitica, come quando Massimo De Calcati nei suoi primi libri, dopo diciamo ne scrive un po' troppi, ma insomma nei suoi primi libri diceva, parlava di questo assestarsi del soggetto in superficie, no? Questa diciamo perdita di contatto con la nostra profondità, con la nostra interiorità, con la nostra anima, forse potremmo anche dire così, dipende dal linguaggio che scegliamo di usare. Ma certo, ecco, l'idea è quella di un appiattimento, no? Cioè della nostra, delle nostre facoltà, di un appiattimento in superficie. E allora, abbiamo perso il legame profondo nella sua doppia configurazione. Abbiamo perso il legame profondo con ciò che sta appunto dentro di noi. Siamo abitati molto dal caos, basta guardare le giovani generazioni, ma non voglio entrare in questo tema. Io vedo proprio un grande caos della struttura psichica contemporanea. Ma siamo anche, come dire, abbiamo perso anche la percezione del legame profondo con ciò che è fuori di noi, quindi con ciò che accade oggettivamente. Io ho molto lavorato negli anni scorsi sul concetto di narcisismo, ovviamente attingendo molto alla psicologia, alla psicoanalisi. Io continuo a pensare che sia una categoria estremamente attuale ed estremamente valida. Poi possiamo vederne le infinite sfumature, no? A lungo si è parlato del prevalere nel soggetto di una passione dell'apparire, quindi diciamo sganciata dall'essere, per richiamare il mio amato Jean-Jacques Rousseau. Adesso, per esempio, un sociologo francese che si chiama Gilles Lipovetsky ha scritto un libro su Le désir de plaire, il desiderio di piacere, la passione di piacere, che è diversa, cioè certo è collegata all'apparire, ma è quella che individua per esempio tutto il grande arcipelago, il grande, diciamo, e confuso arcipelago dei social, no? Io sono stato un po' costretta 2 anni fa di iscrivermi a Facebook per ragioni politico-elettorali, mettiamola così, avevo resistito a lungo, E invece poi sono contenta di averlo fatto, perché una filosofa sociale non può stare almeno in un social network per capire come funziona. E vi dirò una banalità, per me non funziona, come adesso vi dirò, ma l'anima di Facebook è quella per la quale non, come dire, noi non mettiamo lì un contenuto a cui teniamo e naturalmente siamo contenti se arrivano delle risposte, dei gradimenti. È il contrario. Noi, cioè i giovani, la maggior parte, cioè, la logica di Facebook è tale per cui si mette su Facebook un contenuto che pensiamo piacerà. Sentite spesso i ragazzi dire, dai scrivi questa cosa, 100 like su questo, no? Ecco, io trovo questa cosa agghiacciante, ovviamente, perché è un ulteriore, no,
tassello che riguarda questa, diciamo, questa spogliazione dell'interiorità, no? Questo svuotamento dell'interiorità e questo appiattimento verso la superficie. Allora, la domanda è, tornando un po' al mio tema principale, siamo entrati in un totale vicolo cieco, o possiamo ancora provare a suggerire qualche rimedio? Beh, la prima risposta è ricomporre la scissione, perché in fondo la scissione di cui sto parlando in maniera, come dire, si è fatta più sofisticata, ma è la stessa Ich-Spaltung, la stessa divisione dell'io di cui parlava Freud ancora una volta. E dunque è possibile ricomporre la scissione, è possibile ricomporre questo iato tra la sfera emotiva e la sfera cognitiva, ristabilire un contatto con le nostre emozioni, perché questo ci permette di tornare ad immaginare il futuro, perché noi non solo stiamo rischiando di perdere il futuro, ma stiamo perdendo la capacità di immaginare il futuro. Torniamo un attimo ai giovani, io lo vedo, parlo con i miei studenti, con i miei amici, i miei figli, cioè sento i discorsi che fanno e così via, e mi pare che la patologia che sta emergendo, non certo per colpa loro, ma per colpa nostra, insomma, delle generazioni precedenti, è proprio l'incapacità di immaginare il futuro. E non a caso c'è una fortissima enfasi sul presente che viene fuori in tantissime situazioni, adesso non voglio farla lunga con l'aneddotica. Allora, come si fa? Quali sono i meccanismi ulteriori che noi possiamo mettere in atto? Perché la domanda è, io poi non ho concentrato, diciamo, questa mia riflessione oggi su questo, ma la domanda da $1 milioni è: ma perché dovremmo preoccuparci delle generazioni future? Perché dovremmo preoccuparci di persone di cui non conosciamo volto, né nome, né niente, e che quindi non, direbbe Jacques Derrida, non ci riguardano? Ci riguardano o non ci riguardano? Io sono partita nel dire che certo ci riguardano e sono diventati significativi per noi, sono entrati nella nostra, e qui sta l'altra parola chiave, nelle nostre possibili cerchie di empatia. Questo penso che sia l'altro termine su cui vale la pena riflettere. Si è parlato dei neuroni specchio, si è parlato della mente estesa, si parla di intersoggettività. A me piace molto parlare di soggetto in relazione, mi piace meno il concetto di intersoggettività, se volete ci possiamo tornare, ma non possiamo fare a meno di confrontarci con questa dimensione, che però in questo caso la filosofia aveva intuito prima delle scienze psicologiche o delle neuroscienze, perché l'etica della simpatia di Hume e di Adam Smith è esattamente, la simpatia di Hume e Smith è esattamente l'empatia di cui parliamo oggi, e invece non è la simpatia di cui parliamo oggi, che significa, come dire, volere il bene di qualcuno, detto in termini molto molto. L'empatia è un meccanismo neutro, Può esistere addirittura un'empatia negativa, ma l'empatia autentica, quella, diciamo, su cui possiamo in qualche modo tentare di rifondare non solo il rapporto, diciamo, con ciò che c'è fuori di noi, ma anche con ciò che c'è dentro di noi, è esattamente la capacità di mettersi al posto dell'altro. E questo altro può essere anche la nostra risonanza interiore, questo altro può essere anche il nostro inconscio. Cioè, questa è l'operazione che sto cercando di fare, un'estensione progressiva dell'idea di altro, perché non è soltanto l'altro come persona, forse è meglio parlare di alterità se vogliamo, se volete, ma non è soltanto l'altro come persona che si può estendere, no? È anche l'altro come, proprio come dimensione. E quindi, se è vero che c'è un inconscio, l'inconscio è in qualche modo il mio altro, ovviamente spogliato della sua caratterizzazione negativa, no? Quella che ci fa pensare a soggetto, altro, mente, corpo e così via. Mi pare che ormai sia assodato che dobbiamo, come è stato ribadito anche stamattina, che dobbiamo superare, no? I dualismi
del pensiero occidentale moderno. E allora perché non appunto espandere, no? L'idea di alterità anche alla nostra interiorità e anche alla natura e anche agli animali, quindi a tutto il mondo non umano e al mondo interiore, ricucendo questa scissione ad infiniti livelli, perché questo è il punto, no? Questo è il punto, cioè prendere sul serio quella che oggi è semplicemente, diciamo, una nuova prospettiva introdotta dalla tecnica, prendere sul serio l'idea di connessione. Tutto è davvero connesso. Tutto è davvero connesso. Ed è quello che il pensiero moderno ha in qualche modo confinato nel rimosso, no? Cioè il soggetto moderno, il soggetto prometeico, sovrano, autonomo, responsabile, progettuale, dov'è l'altro? Da nessuna parte, no? Non c'è né l'altro in profondità, né l'altro all'esterno, né, cioè, c'è stato a lungo l'altro trascendente. Questa è l'unica dimensione di alterità che noi conosciamo anche nella tradizione filosofica, oltre il sé. Ma per l'appunto ci sono tante altre possibilità di espandere l'idea di alterità. Allora, se noi come dire, ridiventiamo capaci di empatia, e ci sono politologi, sociologi, eccetera, che ci dicono sì, oggi forse è più possibile che in altri momenti, perché i grandi rischi che stiamo vivendo ci rendono un'unica umanità, almeno potenzialmente, dopodiché è una cosa che noi dobbiamo accogliere e dobbiamo scegliere e dobbiamo mettere in atto, però ci sono le condizioni. Mentre che cosa sta succedendo? Sta succedendo esattamente il contrario, no? Cioè la chance offerta dall'età globale, dalla globalizzazione, porta a reazioni immunitarie, uso libero uso di un termine che trago dal mio amico Roberto Esposito. Noi abbiamo reazioni immunitarie, non comunitarie, alla chance, no? Di una comunità più allargata, che ci viene offerta dalla globalizzazione, dall'alta globale, noi rispondiamo stavolta sì con la paura, con la paura della contaminazione, contaminazione di identità, contaminazione di cultura, contaminazione appunto dell'altro come diverso, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, c'è una entropia. Jeremy Rifkin, che ha scritto questo volumone enorme che si chiama La civiltà dell'empatia, fa proprio questo discorso. È evidente che stiamo rischiando l'entropia, ma dobbiamo anche renderci conto che abbiamo la chance di una civiltà dell'empatia. E quindi, diciamo, tutto ancora una volta torna al soggetto e alla sua capacità di cogliere questa chance. E certo, se noi cogliamo questa chance, poi non è difficile estenderla anche alle generazioni future, che, tra parentesi, se noi stiamo agli ultimi report sul clima e così via, sono diventate molto prossime. Ormai noi ci dobbiamo preoccupare dei nostri nipoti, per chi ha la mia età, altro che di generazioni remote e così via. Ma chiudo questo inciso perché è un altro, diciamo, punto ancora. Quello su cui invece voglio più o meno andare a concludere, che c'è tanta roba, ma non vi preoccupate, quanto più o meno. Ok. Allora, la domanda, dicevo prima, che cos'è che ci permette di riappropriarci, diciamo, di questo senso del cum, della condivisione, della connessione, della comunità e così via e così via. Ecco, una parola chiave dal mio punto di vista, che tra l'altro è molto presente anche nel dibattito femminile, femminista e così via, è, e non solo, perché c'è tutta la grande tradizione da Emmanuel Levinas, Poincaré e così via, che ha presentato fortemente questo concetto, è il concetto che io riassumo nella parola vulnerabilità. Quello che può forse, no, rompere il
granito del narcisismo, dell'egoismo intergenerazionale e così via, è la consapevolezza della nostra vulnerabilità. Che cos'è la vulnerabilità? È proprio etimologicamente, perché può essere anche scambiato con altre parole, fragilità per esempio, no? Precarietà, sono tutte parole connesse, ma vulnerabilità ha proprio il senso del rimanda proprio ad un vulnus, cioè ad una ferita. Noi dobbiamo recuperare quello che era appunto la grande antropologia filosofica del Novecento, soprattutto tedesca, ci aveva chiarito. Noi siamo esseri aperti, imperfetti, non abbiamo un'essenza definita una volta per tutte, questo è il nostro danno, il nostro diciamo problema, ma è anche di nuovo la nostra chance, no? Tra bestia, tra angelo e bestia, no? Possiamo declinarlo pascalianamente come volete, insomma. Questa è, diciamo, l'illimitatezza che costituisce ontologicamente l'umano. L'umano è ontologicamente e quindi non è possibile porre dei limiti precostituiti. I limiti dobbiamo darceli da soli. E forse riusciamo a darceli da soli se, come dire, rompiamo questo paradigma illusorio dell'individuo sovrano e recuperiamo appunto gli aspetti rimossi dalla modernità, che guarda caso, questo lo accenno e basta perché si aprirebbe qui un abisso, sono stati confinati nel femminile, la relazione, la cura, l'attenzione, no? Il noi è stato tutto confinato nel femminile, con anche forti penalizzazioni per il soggetto femminile, come ben sappiamo, non credo di dovermi diffondere su questo. Allora, riappropriarci di questo vulnus, cioè proprio di questa ferita aperta, no? Perché è proprio questa ferita aperta che poi, io penso a un autore che ho molto amato, che è Georges Bataille, che parla addirittura di contagio, contagio, contaminazione, che sono tutte parole che ci fanno paura, ma che in realtà contengono con grande forza l'idea di apertura, l'idea diciamo di un soggetto che è predisposto a lasciar entrare l'altro, no? In tutte le sue molteplici forme, ovviamente anche in forme negative, cioè l'altro è anche la relazione, cioè attenzione, ecco, io non sto proponendo una visione buonista, la relazione può essere anche una relazione conflittuale, ostile, problematica, ma è inutile dirlo, no? La relazione di cura, quella che noi conosciamo di più, la relazione di cura assistenziale, è un crogiolo di passioni negative. Risentimento, paura, disgusto, disgusto della vulnerabilità. Quando vedete in televisione questi episodi terribili, no? Della casa per gli anziani che sono esposti a violenze, di bambini, eccetera, ma ognuno di noi si chiede: ma com'è possibile? Ma perché vai a fare quel lavoro se, ecco, nella relazione di cura nasce nascono una serie di emozioni negative che bisogna ben controllare, bisogna ben gestire. Quindi attenzione, ecco, io sto parlando allora, però cos'è che consente il passaggio? Beh, il passaggio, e vado più o meno a concludere, è essenzialmente etico. Cioè dipende dalla nostra scelta, dove però, sulla base di quello che ho detto, dovrebbe ormai essere chiaro, per me l'etica oggi non può essere un'etica deontologica, non può essere un'etica fondata sul dovere. Il dovere semmai poi lo scegliamo, ma ci deve essere il passaggio, un'etica emotivamente fondata, cioè io devo fare appello a tutta una serie di emozioni, di sentimenti che hanno intrinsecamente una connotazione etica, che non è l'empatia, perché l'empatia è il grado zero, ma esistono i sentimenti morali,
per l'appunto Hume, Smith, fino a Max Scheler e così via, ci dicono che esistono i sentimenti morali. Perché dobbiamo pensare, perché dobbiamo chiuderci dentro questa idea tutta appunto del paradigma della prima modernità che basa tutto sull'egoismo? Gli uomini sono gli esseri umani, sono egoisti, troviamo le strategie per farli stare un po' diciamo decentemente insieme, ma non è così, non è così. Ma insomma, un autore, diciamo, certo non tacciabile né di buonismo, né come Amartya Sen, che è stato anche un premio Nobel per l'economia e così via, lui ci dice: questa è un'idea assolutamente, cioè un'idea sciocca, se non altro, no? Quella dell'homo economicus, non c'è in realtà. Certo che ci sono incarnazioni di questa idea, unilaterali, no? Noi siamo stati condannati ad una visione tutta unilaterale del soggetto. Certo che c'è l'egoismo, certo che c'è l'utilitarismo, certo che c'è la ragione strumentale, ma non c'è soltanto questo, no? Ci sono appunto, c'è una sfera della gratuità, ci sono passioni come la gratitudine, come la compassione e così via, insomma, cioè, allora dobbiamo ricomporre, no? Ricomporre, cioè non negare gli aspetti negativi, ma ricomporre l'intreccio che compone fondamentalmente la soggettività e dunque, appunto, qui si approda a quelli che per me sono i due concetti fondamentali, soprattutto se riferiti alle generazioni future, è il concetto di responsabilità, ovviamente, in primo luogo, che, badate bene, Jonas stesso fondava sulla paura. Lui parlava di un'euristica della paura. Siccome non c'è da nessuna parte questa benedetta paura, dobbiamo ripescarla, che non è facile. Cioè, lui non ci dà poi molte indicazioni da questo punto di vista. Una possibile indicazione, a mio parere, è proprio quella dell'esperienza della vulnerabilità, che oggi noi facciamo ogni giorno, unita appunto ad una, ad uno sforzo di consapevolezza, perché altrimenti la responsabilità rischia di essere un principio astratto, se non è innervato, diciamo, no? E Jonas stesso parla non solo di paura, ma parla anche di sentimento della responsabilità. Sono aspetti poco notati, no? Si è molto insistito e criticato, insomma, il fondamento metafisico, che secondo me oggi, se posso dire, diventa attuale, quando Jonas si chiede, ma noi dobbiamo chiederci, l'umanità deve esistere. In realtà poi lui dice, il mondo vivente deve esistere, perché è molto poco antropocentrico. Secondo me oggi è una domanda attualissima, perché c'è anche, ma io ho anche amici, perché prendono in giro la mia passione ecologica e mi dicono, vabbè, se deve essere così, no? Cioè se il mondo è destinato a finire, a scomparire e così via, noi più di tanto cosa possiamo farci? Quindi queste persone all'interrogativo di Jonas, ma l'umanità o il mondo vivente deve esistere, rispondono, no, ni, non lo so, boh, no? Come fa spesso mia figlia, boh. Una interlocuzione molto giovanile, molto diffusa oggi. Ecco, questo boh non può restare, non può rimanere lì, dobbiamo decidere. Io a questa domanda risponderei di sì, anche perché mi sembrerebbe impossibile vivere in un mondo che non ha futuro. E chiudo, e quindi diciamo, davvero questo lo dico in due parole, la cura è l'attivazione concreta, contestuale e quotidiana della presa di responsabilità. Alla responsabilità deve seguire la cura. La cura come atti quotidiani, la cura come lotta contro l'incuria, la cura come ristabilimento della consapevolezza della relazione con l'altro, che non vuol dire, come dico sempre, essere soggetti di cura, caregivers, come dicono le mie amiche, mentre la cura su 24, perché nessuno di noi potrebbe, ne avrebbe senso, però deve diventare uno stile di vita. Questo è il punto. Noi dobbiamo cambiare il nostro stile di vita e questa è la cosa più difficile e questa è
la ragione, all'inizio dicevo come mai, no? Solo perché la nostra psiche è incapace di immaginare la distruzione del mondo vivente, ma anche perché noi vogliamo conservare i nostri privilegi. Noi sappiamo che se prendiamo atto della radicalità della situazione presente, poi diciamo alcune cosette bisogna un po' rimettere in discussione. E quindi ci autoinganniamo, no? Altra variante del miedo, autoinganno è raccontarsi che le cose non sono poi così tanto gravi, ma poi la terra ha le sue risorse interne, ma poi la tecnica ha le sue risorse che diciamo rimedia agli stessi mali che produce, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è, secondo me, bisogna rompere questi meccanismi di difesa, però ecco, dopo aver risposto alla domanda, ne vale la pena? Lo vogliamo fare? Lo crediamo giusto? Grazie. Grazie.